Di Tullio? Sì. Meglio che se ne stia fuori o lo piglio a cinghiate. Registrato in presa diretta dal nord al sud Italia, Eugene Fitzherbert, lo stagista a tempo indeterminato, Davide Di Tullio, l'esperto di qualcosa, e Luca Nesler, l'uomo che sussurrava agli scrittori, presentano. Penne arruffate, l'unico book podcast che paventa ma non si spaventa. Ma di chi è questa frase? Abbiamo avuto una testimonianza della signora Olga, la bibliotecaria della civica di Bolzano. Un'intervista alle mie spalle, maledetti, eh? Giustamente, giustamente, ce l'ha con Davide Di Tullio. Ha sofferto rievocando i ricordi tuoi, eh? Te lo dico Certo, infatti, subito. ma non è un caso che c'è questa frase, perché voi ragazzi conoscete la mia passione per il sistema bibliotecario Eh municipale di sì, Bolzano, no? altro che. Quello di Gaffare. Anche il sistema bibliotecario la conosce, la tua Il sistema, passione. perché è un Come sistema riesci come a la piovra, che si. sfruttarlo, hai capito? Ora, Sì, dire che raccontaci. funziona bene è un eufemismo, ma io vivo chiaramente nel celeberrimo Alto Adige e forse questa cosa mi fa perdere i contatti con l'Italia profonda, quelle delle code degli sportelli, dei furti d'auto, delle strade scassate e chi più ne ha più ne metta. Dunque, che ne è del patrimonio bibliotecario nazionale? Come è messo? Mi sono posto questa domanda perché io dico sono fortunato, però il resto d'Italia come funziona? Allora, partiamo Che domanda, meno male dall'apice. che te le poni tu, Eh sì, ogni tanto qualche domanda dobbiamo farcela. Noi Partiamo facciamo alcune dall'apice. puntate, le facciamo solo per farti esprimere questi dubbi. Datemi una soddisfazione perché veramente sennò un po' mi sento solo. Giusto. Allora, ho recuperato un vecchio articolo del Sole 24 Ore. Ora ti spiego. Che si è limitato a fare le pulci ai siti internet delle biblioteche nazionali di alcuni paesi europei ed extraeuropei. Allora, secondo il Sole, adesso ti spiego, e secondo il Sole il confronto è impietoso. Cito dal Sole: nel sontuoso sito della Biblioteca Nazionale di Parigi le lingue sono nove più il francese. Ci sono, tra l'altro, l'arabo, il cinese, il giapponese, l'italiano, non traduzioni, mi pare. Perfette, nei siti delle altre biblioteche del mondo non si trova niente del genere, almeno l'inglese però lo si trova sempre e non solo nelle grandissime sedi, Berlino, Monaco, Copenaghen, ma anche in quelle periferiche, Budapest, Lisbona, Belgrado, Zagabria, Rangoon. Voi sapete dov'è Rangoon? No. Io no, Vicino a potrebbe Siena, essere. non è in Sicilia? Ragusa? No, Ragusa. No, è in provincia di Cerignola, se non sbaglio. Comunque, vabbè. C'è Rangoon Allora, City dove sono gli zombie. Scusate, andiamo avanti. mamma L'articolo mia. continua: se si passa dal sito della Nazionale di Parigi o di Berlino o di Buenos Aires al sito della Nazionale di Firenze, attenzione ragazzi, l'impressione non è tanto quella di scivolare dal primo mondo al secondo o al terzo, quanto di fare un salto indietro nel tempo di una decina d'anni e dal mondo di Grand Theft Auto 5 al mondo di Space Invaders. Queste citazioni. Grand Theft Auto 5, Madonna, ma si vede che te non bazzichi i videogiochi. GTA 5 lo capivano tutti lo Questa è la vera stesso. pronuncia, quella dei bassi fondi di Londra, non come Bra brave, Davide brave, bravo. Bieni. Comunque, per una qualche misteriosa ragione, età media dei dirigenti, cresciuti col Commodore 64 in cameretta, ecco, non si trovano 1.000 euro necessari per un restyling, si domanda l'articolista. Ok, ma I 10 siti anni non internet è della che gran sono parte delle. 100, vabbè, scusami, vai. Vabbè, comunque, i siti internet della gran parte delle istituzioni pubbliche italiane, università, istituti di cultura, biblioteche, fanno pena, non lo dice senza mezza misura, sia per la funzionalità sia per la grafica. È come se il famoso gusto italiano si fosse per principio tenuto lontano da questo campo d'applicazione. Solo che è un campo d'applicazione cruciale, se non altro perché potenzialmente visibile da parte di tutti gli esseri umani provvisti di una connessione E internet. quindi No, mi sembra un, tutti a diciamo, vedere un il discorso sito, lineare. tutti a Come vedere. qualsiasi sito internet, tra l'altro. Esatto, Infatti. tutti a vedere il sito Allora, di queste biblioteche spazzatura. ve lo dico per onore di cronaca, l'articolo è un po' datato, però io ho Di fatto una 10 anni. verifica perché ero curioso di verificare se effettivamente ancora oggi questa cosa fosse in piedi. A parte il sito della Biblioteca di Firenze, che mi sembra avere una veste grafica accettabile, la situazione sembra rimasta identica a quella descritta da questo articolo. Sì, Fanno veramente poverino. schifo, fanno schifo. I siti web delle nostre biblioteche nazionali, sono davvero scandalosi e nessuno riporta delle traduzioni accettabili. Cito ancora, sempre dal Sole. In Dal italiano, sole, diciamo, no? volevo chiederti, ma fa caldo lassù, Davide? Fa caldo? Perché? Cerchiciti dal sole, capito? Ah, scusami, non va. Ma Io proprio, sei troppo ma io sto avanti. zitto, ma basta, non mi date mai nessuna Perché scusa, c'ho i faretti in soddisfazione, ma andate faccia, effettivamente fa a cagare. caldo, però. Vabbè, comunque.
Sempre il solito Sole, dove fa molto caldo, dice: a Roma, infine, come sempre, geniali. Se si clicca inglese, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma diventa giustamente National Central Library of Rome. Ma tutto il resto, orari, cataloghi, rimane in italiano. Anzi, non tutto. C'è anche Sitemap, Credits, Contact, che tradurrà non bene contatti. Ma se uno ci clicca sopra, entra in pagine scritte in italiano o bianche, o ritorna inopinatamente alla home page, che ha questo comodo, diciamo, memorabile URL: bncrm.librai.benifuturali.it, mentre la British Library è semplicemente BLUK, la nazionale di Parigi è BNFFR. Ed è ancora così, ed è ancora così, verificato, ho fatto il fact checking. Secondo me lo dovrebbero chiamare Mario, come il sito mario.it, ma, Mario Libri. Son Mario e son de Roma.it, così son almeno Mario.it. Cioè, si chiamano Totti.it, che avrebbe un successo molto più grande. Ma sarebbe una barzelletta. Lo so, ma è una barzelletta, in effetti, cioè sarebbe un'operazione verità. In ogni caso, com'è la situazione delle biblioteche italiane nel suo complesso? Qui divento semiserio, ragazzi. Allora, in chiaroscuro, sì, perché cito dei dati dell'Istat e via discorrendo. Ora, preparatevi a rompermi un po' le palle, a rompervi le palle. Allora, dal 2019, le biblioteche sono la struttura culturale capillarmente più diffusa sul territorio nazionale. Il censimento Istat ne conta ben 7.425, al netto delle biblioteche scolastiche e universitarie. Quasi il 60% dei comuni italiani ha almeno una biblioteca, in media una ogni 8.000 abitanti. Le biblioteche sono una straordinaria opportunità, come sa benissimo il nostro amico Davide Di Tullio. Davide Di Tullio, naturalmente, se consideriamo che il 38% è in comuni con meno di 5.000 abitanti, il 34% in comuni di medie dimensioni. State prendendo appunti, che questo è importante. Però ho fatto tutta questa fatica per farsi questi dati. Allora, ovvero contesti. Le statistiche di Di Tullio, che sono quelle vere, in cui spesso le biblioteche sono davvero gli unici presidi culturali sul territorio che offrono un servizio continuativo. Tuttavia, questi valori, c'è sempre un tuttavia, questi valori medi possono nascondere la seconda questione rilevante: una capillarità caratterizzata da una distribuzione sul territorio nazionale fortemente disuguale. Due terzi delle biblioteche sono in 7 regioni, più della metà delle biblioteche è al nord, e direi il 90% a Bolzano, il 17,5% al centro, il 13,5% al sud e il 10,7% nelle isole. Per sfuggire da te presto queste percentuali si cambieranno. Ma tu che dici che questi sono i dati di Di Tullio e Di Tullius, tu li hai anche verificati tutti questi dati qua? Assolutamente sì, ho pulciato 24 ore H24 il sito dell'Istat. Noi siamo niente di informazione serio. Però vi voglio rassicurare, sto finendo e mi sono posto un'altra domanda: chi frequenta le biblioteche? Chi? Secondo la testata Il Libraio, questa volta sono oltre 8 milioni gli italiani che frequentano la biblioteca in Italia, perché siamo in Italia, naturalmente sono italiani, giusto? Ora, quanto emerge vengono dall'estero. Dall'ultima indagine Istat presentata, più libri più liberi. La ricerca evidenzia come i frequentatori di biblioteche in tutte le fasce di tutte le facilità siano aumentate rispetto al 2006. Negli ultimi anni, dunque, le biblioteche hanno conquistato attenzione senza diventare prevalenti. Ecco. In che senso? Soprattutto tra i più giovani, di età compresa tra i 6 e i 24 anni, e sono soprattutto donne, il 17,2 del totale contro il 12,9 dei maschi. Ovviamente le donne sono sempre più colte. No, ma che adesso che i maschi scoprono che le biblioteche sono piene di donne, vedi come ci vanno pure loro. E che ancora non lo sanno. Ciliegine sulla torta: a Bolzano il 35% dei cittadini frequenta le biblioteche, che sono anche molto diffuse. Io sono testimone, io sono il testimonial non pagato dalla municipalità di Bolzano. 43,5 ogni 100.000 abitanti, cioè vi rendete conto, ragazzi? Al contrario, in Campania, dove c'è una bassa percentuale di frequentatori, ovvero il 6%, ci sono meno biblioteche, sono 16,6 ogni 100.000 abitanti. E qui ho chiuso il mio momento super quark. Ti è piaciuto? Bello, però bello. È stato interessante lo stesso. Qualcuno si sarà addormentato, però pazienza. Non si può sempre divertire nella vita. A volte Davide fa un pezzo sulle biblioteche. Certo, però a proposito di biblioteche, noi sappiamo che le biblioteche sono state anche teatro di scontri non da poco. Esatto, del buon Se Matteo. Ricordate, uno di tanti è stato Matteo. Matteo che è andato a litigare con la bibliotecaria a dirle: scusi, ma dov'è il book crossing? Cosa book crossing? Io le spacco la faccia, signora!
Allora, visto che parliamo di Matteo, ascoltiamo cosa ha da dire Matteo oggi. Un buon artista copia, un grande artista ruba. Questa frase attribuita a Picasso contiene un fondo di verità. Certamente un artista, e quindi anche uno scrittore, a volte trova l'ispirazione dal mondo che lo circonda piuttosto che dal mondo che racchiude in sé. Ho spesso trovato ispirazione studiando la storia, quella con l'S maiuscola, dove ho trovato avvenimenti e vite così particolari e interessanti che sembrano inventate e che quindi si prestano molto bene a un racconto di fantasia. Per esempio, chi legge il fantasy avrà già sentito parlare di alchimia, anzi la pietra filosofale ormai comune nella letteratura come il più banale dei sassetti. A lui piace tutto grazie al primo romanzo, se proprio dobbiamo chiamarlo così, della Rowling. Hai visto? In realtà, la Rowling è una serie di procedimenti e di credenze molto complesse che non mi arrischierò di sviscerare in 5 minuti, ma di cui mi preme parlare brevemente per sfatare un concetto abbastanza diffuso. L'alchimia non è magia. Attraverso internet possiamo guardare le illustrazioni dei libri antichi di alchimia e perderci nel simbolismo della crisopoeia, ovvero la ricerca del metodo per trasformare il piombo in oro. Ma è un errore interpretare questi simbolismi secondo parametri esclusivamente mistici o esoterici. L'associazione dell'alchimia all'esoterismo e alla spiritualità è in realtà un'eredità di alcuni studi condotti nell'Inghilterra vittoriana dalla studiosa Mary Atwood, che ha dato vita a una corrente di pensiero che ha avuto molto seguito anche nel Novecento, portata avanti soprattutto da filosofi eminenti come Carl Gustav Jung e Mircea Eliade. Sebbene questa interpretazione di queste immagini stupende si sposi benissimo con lo studio dell'inconscio proposto da Jung, in realtà questa interpretazione è completamente sbagliata e oggi rigettata dagli studiosi. Ci sono le prove che i libri di alchimia spiegassero autentici procedimenti di laboratorio, ovviamente con simbolismi comprensibili solo a pochi iniziati, che però dimostrano come già 500 anni fa i procedimenti di laboratorio fossero già a un livello avanzato, sebbene mancasse la conoscenza teorica e scientifica per interpretare in modo corretto le osservazioni di laboratorio. Cioè, le facevano bene ma non le capivano. Porterò l'esempio di uno dei libri di alchimia più famosi, ovvero Le 12 chiavi della filosofia di Basilio Valentino, la cui prima edizione risale al 1599. Questo libro è corredato da bellissime illustrazioni e spiegazioni pratiche di come sintetizzare la pietra filosofale. Studiosi moderni hanno decifrato il simbolismo del libro per ottenere autentiche ricette di laboratorio. Il re che viene mangiato dal lupo figlio di Saturno in realtà simbolizza l'oro impuro che viene fuso insieme alla stibnite, un minerale in cui è presente antimonio. Hai capito? Attraverso la descrizione di montagne innevate e draghi nascosti, in realtà l'alchimista descrive l'azione del cloruro di ammonio. Ma gli esempi di questo tipo sono innumerevoli, a volte interpretati e a volte no. Molte fonti su come decodificare queste descrizioni allegoriche si trovano negli appunti di scienziati importanti come Robert Boyle e Isaac Newton, due personaggi che difficilmente associeremo all'alchimia, ma che possiamo invece annoverare tra gli alchimisti più accaniti nella ricerca della pietra filosofale. Newton, per tutta la vita, cercherà il metodo di fabbricare l'oro, facendo uso di procedimenti di laboratorio ispirati a ragionamenti induttivi, secondo quindi una procedura epistemologica che in realtà lui stesso aveva contribuito ad eclissare in favore del metodo scientifico moderno, cioè basato su osservazioni ed esperimenti. Ma al di là di Newton, la vita degli alchimisti offre una miniera d'oro di leggende che sono un tesoro per chiunque voglia raccontare storie avvincenti. Abbiamo Raimondo Lullo, innamorato di una donna per via del suo seno enorme, senza sapere che in realtà questa macromastia era dovuta a un orribile cancro alla mammella. Abbiamo Bernardo Trevisano, alchimista italiano del Trecento, la cui storia tragica finisce con un uomo malato e povero che si pente di aver affidato il suo patrimonio alla ricerca del segreto filosofale, fino ad arrivare all'alchimista tedesco vissuto a cavallo tra 600 e 700 Friedrich Böttger, imprigionato dal re di Sassonia perché trasmutasse il piombo in oro, ma che in realtà diventerà il primo europeo a sintetizzare la preziosissima porcellana cinese. Insomma, l'alchimia non è solo Harry Potter, Nicolas Flamel e compagni, e nemmeno il noiosissimo romanzo di Coelho, ma è una corrente scientifica tutt'altro che magica che all'occhio dello scrittore moderno offre una serie infinita di spunti per storie, racconti fantasy, ma storicamente verosimili e permeati di fascino.
Ragazzi, tutti a studiare alchimia per trovare le risorse ingegnose. Che piega super quark sta prendendo questa piega. A me fa ridere perché Matteo dentro nasconde una vena sadica burlescosa che viene sempre, che emerge, sempre tocca, lambisce sempre la superficie, sì. No? Una vena delittuosa, direi. Sì, quasi delittuosa. A proposito di delitti, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Anzi, vi porto finalmente questa cazzo di bambola cieca che io l'ho letto tipo 6 mesi fa e non me la fate mai raccontare. Oggi posso raccontarvi finalmente la bambola cieca di Scerbanenko. Giorgetto Scerbanenko ha scritto, edito dalla Madame di Teseo, questo racconto, questo libretto giallo che si chiama La bambola cieca. Allora, dal sito mangialibri.com, perché c'entra col delitto? Perché adesso sentite questa cosa interessantissima. Il genere giallo sotto il fascismo, voi sapete che Scerbanenko scriveva sotto il fascismo, il genere giallo aveva l'obbligo di far vestire i panni dell'assassino esclusivamente a cittadini stranieri, dato che nell'Italia di Mussolini la delinquenza era da ritenersi completamente debellata. Ok? Tutti stavano con la porta aperta. Esatto, ma era tutto, cioè, non c'era più la. Quindi, gli scrittori, uno scrittore come Scerbanenko doveva ricreare quindi questa esterità utilizzando, visto che non c'era mai stato nel suo caso, solo con l'ausilio di guide turistiche e atlanti geografici. Quindi, la Lonely Planet for scrittori. Esatto, ha ambientato, mi pare, a Boston, se non ricordo male, ma adesso me l'avete fatto fare dopo troppo tempo. Il protagonista è un certo Arthur Jelling, di 40 anni, che ha studiato medicina, è sposato, ha un figlio ed è un impiegato all'archivio criminale di Boston. Vedi che avevo ragione. Questi cazzi. Quindi lui praticamente è all'archivio criminale, non è un investigatore, non è niente, no? Lui teme tutto, è super timido, quindi non è il Duca Lamberti che più avanti ha portato grande fama e gioia a Giorgetto. Sì. E veramente è uno che... Però anche questo ha studiato medicina. Pure Lamberti era medico, hai visto? Sì, sì, certo, la medicina... C'è sta fissa con questa medicina, ma facesse il medico. Ma... Cosa sei, invidiosa, geloso? Ma fallo te il medico, no, se ci riesci. No, ma non voglio, per favore. Allora, è scritto questo libretto con una scrittura abbastanza onnisciente, un po' ingenua. Per esempio, c'è un momento in cui... addirittura il narratore dice: e cosa pensava Jelling? Nessuno può saperlo, tanto era riservato. Cioè lui è così riservato che il narratore onnisciente neanche sente i pensieri, non riesce ad entrare nella sua testa. è troppo riservato. Mi ha fatto un sacco ridere. Allora vi snocciolo velocemente la trama, eh? Allora c'è il capitano Sander, mi fanno un sacco ridere i nomi, vabbè. C'è il capitano Sander che chiede a Jelling di indagare il professor Augusto Linden, che viene minacciato e che se riderà la vista ad Alberto De Ravan, chiaramente uno di Boston che si chiama Alberto De Ravan, no? È Augusto Linde. Ma sì. Una volta a Boston si chiamavano Alberto, non è ma certo. Esatto. Fa un sacco ridere questi nomi. Comunque, appunto, il professore Augusto Linden, che è un dottore, viene minacciato: se riderà la vista ad Alberto De Ravan, verrà fatto fuori. Poi questo Linden effettivamente muore. E altri si offrono di operare il ricco Alberto. E muoiono pure quelli. Muoiono uno dopo l'altro, no? E dici, lo sguardo assassino, cioè. Sì, secondo me porta sfiga e basta. No, cioè, ci sarà qualcuno che probabilmente non vuole che Alberto De Ravan riottenga la vista, no? Perché? Perché alla fine erano due che si erano inseriti nella vita di Albertone nostro e non volevano essere riconosciuti perché in passato l'avevano ricartato o qualcosa del genere. Perché la spiegazione finale è super incasinata e non ci ha capito un cazzo. Quindi ragazzi, dovete leggervelo per capire se effettivamente questo libro vi piace, sì, e soprattutto se è vero che finisce così. La cosa divertente è questa cosa qua. Io tempo prima di leggere questo avevo letto un post di Fabio Bonifacci, che è un sceneggiatore, scrittore italiano di grande fama, oserei dire, che diceva: a me non piace quando nei gialli c'è questa cosa che fingono di non sapere e invece poi alla fine sapevano dall'inizio. Ragazzi, questo è quel libro.
Cioè, c'è a un certo punto Gelling che dice: immaginate di essere in un elegantissimo salotto. Qualche invitato sente uno strano odore, un odore selvatico di giungla. Ecco, questo è l'odore che sento. Che cazzo dici? Cioè, non è che dovete immaginarvi un salotto con dentro le piante carnivore, capito? È un elegantissimo salotto, ma lui entra e sente l'odore, l'odore del delitto. Che ci sarà? Cioè, capite come cazzo è messo questo? È un premonitore, un precog. Altro che, a un certo punto addirittura... Io ho pensato che avesse mangiato pesante per un attimo, però guarda, vabbè. No, ci sono dei momenti in cui lui dice, c'è questa poesia, e la ripete, no? Secondo me c'entra qualcosa, perché non lo so. Ma che cazzo di indagine stai tirando avanti? E poi a un certo punto va dal suo socio e gli dice... Ok, andiamo in tutte le case delle persone coinvolte e cerchiamo un oggetto inutile. E quello dice, perché? Perché sì. Così. Perché nella casa in cui ci sarà un oggetto inutile vorrà dire che c'entrerà qualcosa col delitto. Perché? Perché in una casa tutto è utile. Ma se c'è un oggetto inutile non deve stare lì. E questo vuol dire che qualcuno c'ha... Fa tutta una pippotta strana, per cui a un certo punto dice, ma che cazzo di... Però lui è così convinto che questi vanno e frugano le case e tirano fuori delle robe tipo... Allora, nella clinica c'è una bambola cieca a cui hanno cavato gli occhi. In una stanza c'è una scatola di cerini senza capocchia. Poi c'è in un'altra c'è un libro di Scerbanenko. In un'altra casa c'è un libro di magia e altre stronzate così, capito? Strane. C'è un calzino con un buco. E allora loro le raccolgono, arrivano lì e dicono: eccole qua. E lui le guarda e dice: sì, sì, queste c'entrano. Come? Ma io che cazzo ne so? Cioè, lui non lo sa mai, ma alla fine era vero. Alla fine tutte c'entravano, capito? Si mescolavano. La bambola cieca faceva parte di un rito magico per cui volevano fare in modo che Alberto... Ma che cazzo è Nostradamus? Lui sente l'odore del delitto. E insomma, mi ha fatto veramente un sacco ridere. Questa è un segugio come detective. Altro che un segugio, è un precognitore. Comunque divertente, Madonna. Non era male, però così questa cosa faceva un po' sorridere, ecco. E oggi finalmente sono riuscito a portarvi questa recensione, disgraziati. Grazie, bello, grazie. Siamo veramente ti ringraziamo per questo momento un di po' gioia. Come il buon Augusto, non vedevo l'ora che tu la facessi. Augusto de Ravan. E così l'ho fatto. Augusto de Ravan da Boston. Boston, South City, ecco. Adesso Davide tocca a te, è inutile che stai lì zitto a guardarti per l'aria. Certo. Pensavi com'era, di no. Com'era il libro di questo di Scerbanenko? Come era fatto? C'è una bella copertina? Era un audiolibro, io che cazzo ne so, scusi. Un audiolibro? Aspetta. Però quando tu lo cerchi su... No, la copertina è bella, ma visto che parlate di copertine, ragazzi, io ho giusto appunto il mio pezzo sulle copertine. I pregiudizi. Ma dai, ragazzi, queste eleganti come si incastrano le cose. Ma come siete eleganti? Io annuso la puntata come ispettore lì. Sei stato zitto 5 minuti, santo cielo, a scrollare il tuo cazzo di testo. Va bene. Comunque, quando ho letto il contributo dello scrittore congolese Alain Mabagou su un post, mi è venuto subito in mente. Ma perché lo pronuncia un così? Un piccolo ma significativo incidente diplomatico accorso a mio parente. Questa è storia vera, ragazzi, storia della mia vita. Oh, finalmente, mi piacciono le storie, le vicende di Davide. Praticamente un parente pubblicato su un social, pubblicato su un social la foto di un bimbo di una coppia di amici africani, si è visto commentare il post con una frase del tipo: che carino, perché non lo adotti? Come se quel ritratto fosse di un bambino bisognoso, solo perché africano. Okay. Magari c'aveva la tutina prenatale. Ma perché? Cioè, ma che bello. Italiano. Ovviamente abbiamo dileggiato questa persona per anni e anni, naturalmente, ma ora... Ci sarebbe da ridere, infatti abbiamo riso parecchio, ma se questo pregiudizio non fosse sintomatico della tragicità dei tempi che corriamo, ahimè. Ma poi l'ha adottato? No, perché doveva sennò sottrarla ai genitori di naturale, quindi c'era un problema. Non volevano, dai. Ma dunque, chi alimenta questi pregiudizi? Sicuramente certa retorica politica, ma forse anche un po' inaspettatamente anche il mondo della cultura. Ed è la tesi che appunto Alain Mabagou
sostiene sulla questione delle copertine che riguardano i libri che parlano di Africa o sono ambientati in Africa. Allora, cito testualmente dall'articolo: a colpire di più quando si ha fra le mani una qualche copertina di opere di autori africani sono spesso le immagini scelte, si ripetono da un editore all'altro e di conseguenza ci portano a leggere una certa Africa. In genere sono un invito a un viaggio lontano, come nei secoli passati, quando quell'illustrazione doveva farci sognare e prometterci una passeggiata esotica in un universo palpitante in cui il mistero, l'avventura, la magia e la stregoneria erano garantite. Però è vero, mi ricordo Wilbur Smith, molti romanzi avevano infatti un po' di copertina. Pensavo proprio a lui, pensavo proprio a lui. Infatti, mi ha bruciato anche. Ti ho bruciato No, assolutamente no. Però hai fatto giusto una volta tanto, hai fatto un esempio azzeccato. Dai, dobbiamo riconosciamolo. Lui voleva vendicarsi, non c'è riuscito, questa è la verità. Assolutamente, una ciliegina me l'ha messa. Wilbur Smith ha pubblicato un romanzo che si intitola Shout at the Devil. Maledetto! Ma dopo il tuo o prima del tuo? Prima! Allora la colpa è tua. E di dov'è Wilbur Smith? Di dov'è? È sudafricano. È sudafricano, però è di origine inglese. Di origine inglese, esatto. Andiamo a parare. È il male assoluto. Cioè, quelli sono i peggiori, eh. Pure Elon Musk è sudafricano di origine inglese. Ma basta. Comunque, sentite un po'. perché andremo a parlare anche lì in questo articolo. Sentite un po'. Allora, la riproduzione di una simile rappresentazione esotica deriva dall'inconscio coloniale e l'obiettivo della copertina del libro è di fare molto africano, di aderire al repertorio dei cliché per assicurare i lettori del fatto che li aspetta un'avventura nei tropici. Allora, continua. Nel suo scritto Come scrivere d'Africa, lo scrittore keniano, qui ve lo devo dire io, ragazzi, Binyavanga Wainaina, affermava con ironia che scrivere d'Africa è semplice e offre qualche suggerimento a chi dovesse essere accorto di idee. Allora, nel titolo usate sempre la parola Africa, nero, safari. Nel sottotitolo inserite termini come Zanzibar, Masai, Zulu, Zambesi, Congo, Nilo, con questa veemenza, grande, cielo, ombra, tamburi, sole o antico passato. Voglio fare una prova. Antico passato. Allora, per esempio, un titolo potrebbe essere Safari in Africa, no? Safari congolese. L'ombra dei tamburi nel grande cielo. Bello, ragazzi, li voglio leggere questi romanzi d'avventura. Sono già evocativi, io voglio leggere, ma assolutamente. Sì, sì, sì. Allora, altre parole utili sono guerriglia, senza tempo, primordiale e tribale. Mai mettere in copertina, ma neanche all'interno, la foto di un africano ben vestito o in salute. A meno che quell'africano non abbia vinto un Nobel. Così. Usate, piuttosto, immagini di persone a torso nudo con costole in evidenza. Se proprio dovete ritrarre un africano, assicuratevi che indossi un abito tipico Masai, Zulu o Dogon. Nel testo scrivete l'Africa come se fosse un paese caldo, polveroso, con praterie ondulate, animali piccoli, minuscoli esseri umani denutriti, oppure caldo e umido, con popolazione di bassa statura che mangia scimmie. sono buone, c'è un'insegna Indiana Jones, tra l'altro. Infatti, non perdetevi in descrizioni accurate. L'Africa è grande, 54 nazioni e 900 milioni di persone troppo impegnate a soffrire la fame, morire, combattere o emigrare per avere il tempo di leggere il vostro libro. Damine, il continente è pieno di deserti, giungli, altopiani, savane e molti altri paesaggi. Ma questo non interessa ai vostri lettori. Fate delle descrizioni romantiche, evocative, senza esagerare con i dettagli. È importante questo. Ma questo allora ce l'ha col fatto che lui, che veste bene, sta bene ed è ricco, non è rappresentato nei libri che parlano dell'Africa. Non ho capito. No, è lui ironico, fa ironia, no? Fa di questa cosa qua. Perché dice che insomma, sostanzialmente l'editoria che parla di Africa si nutre spesso e volentieri nella forma estetica, diciamo, le copertine di cliché. Okay? Le copertine stereotipate resistono anche nella nostra epoca, e succede che certi editori attingono senza dubbio dagli stessi repertori fotografici ricorrono alla stessa rappresentazione. Come spiegare un tale atteggiamento? E qui la chiusa finale. A una domanda su questo argomento, Peter Medensund, direttore artistico di una delle più grandi e prestigiose case editrici americane, la NOF, attribuì la responsabilità alla pigrizia del mondo editoriale americano, che riguardo l'Africa preferisce ricorrere a ciò che assicurerebbe il successo
e che il pubblico ci aspetterebbe. Cosa molto, cui... tra l'altro questa è una pratica davvero insolita per l'editoria, in generale. Non la fanno mai nessuno. Mi sorprende. Beh, gli americani sono sempre avanti in tutto. Sono sconvolto. Questa è la prova. Degli inglesi, concedimelo questo. Per fortuna noi invece siamo messi meglio, ragazzi. Ridiamocela. Possiamo dare di quelle lezioni noi, esatto, no? La cultura. Poi abbiamo altri titoli, la bambina che è, il bambino che è, ecco, tutti così sono. Rifacciamolo una volta o l'altra, una notizia sui titoli che si ripetono. Nel momento in cui il manoscritto è pronto per entrare in produzione, c'è la forte tentazione di seguire un percorso già segnato. Se qualcuno osa fare qualcosa di diverso e il libro non si vende, si sa già con chi prendersela. Il tizio che non ha ammesso la caccia in copertina. A caccia di acacia. Mannaggia, che cosa terribile. Queste copertine. Quest'Africa calda mi ha fatto venire sete, Fitz. Guarda, questa è una scena che non ho mai visto, nuova proprio, come le copertine africane. Non te l'aspettavi, ti abbiamo trovato impreparato? No. Mannaggia, va bene, allora stasera niente storielle, come stasera vi offro veramente... Pensavo niente birra, mi hai fatto prendere un coffee. No, questa non sia mai, ve la offro davvero una birra. E stavolta ce ne andiamo nella parte più bella dell'Inghilterra, che è l'Irlanda del Nord. Okay? Ah, ma dai... Allora, non ce la faccio, più forte. Vabbè, veramente. Comunque... Vai. sentiamo che birra di merda ci porti oggi. Vai. No, stavolta no, il cazzo. Allora, l'Irlanda, che di per sé ha una grandissima tradizione birraia, è il primo nome che viene in mente è la Guinness, chiaramente. Sì. Io vi voglio far bere una Irish Red Ale. Capito? Okay. Già il nome è bello. Ma che sei un cacacazzi, diciamo la verità. Ha voglia, infatti in Irlanda non mi voglio. La vedete, è rossa, cristallina, c'ha sto bel cappello di schiuma pannosa, proprio bella, perché in Irlanda fa freddo e bisogna tenere il cappello, questo è ovvio. Se la assaggiate poi, potete sentire tutto il muu tipico degli Angus irlandesi, no? Il muco. Che sono le mucche irlandesi, poi le anguille irlandesi si chiamano mucus, comunque, scusate, non le dico più. Non ci casco più. Comunque potete sentire anche il tostato dei malti tostati e questo bel finale secco. E questa è una birra fantastica, irlandese. Se vi trovate a provarla, bevetevi una Smithwick's o una Kilkenny. Pure le Ora sono buone, sono veramente favolose. Parlando di Irlanda e di birra rossa, no? La metà di queste birre Hugh se le inventa, secondo me. Davide, tu le hai messe? Sì, e te tanto chi lo compra? Certo. Infatti, si inventa le cose. Sempre sì, le cose. Tanto che vedo al massimo la Peroni. Salutiamo la Peroni che ci segue, grazie. Che ci sponsorizza. Sì, sicuramente. Ci lancia le bottiglie vuote. Esatto, mentre passiamo in auto. Va bene, allora comunque siamo a Dublino, stiamo parlando di rosse e sa, tutte le irlandesi sono rosse, quindi che libro posso mai proporvi secondo voi? Fatemi venire un'idea. Ginger. Se lo dico io poi dici che sono della classe, che mi sto sei andato a leggere lo scritto, allora lo faccio anch'io, che cazzo me ne frega. Io mi butto su Dracula di Bram Stoker. Bastardo. Però, non ho letto, Vorrei far notare che purtroppo ho scritto Draculo, ma che è il nome originale, tra l'altro. È stato un vero una spista. Comunque, del buon Bram Stoker, che noi salutiamo e ci segue. Ciao, Abram. Ecco, sì. Tra l'altro, Stoker era irlandese, per questo l'abbiamo messo in mezzo a questa birra. Mm-hmm. Poi Dracula beveva il sangue, qui ci sta col rosso. Però la bella storia di Stoker è che lui, fino a 7 anni di vita, è stato confinato in un letto. Si sentiva stanchissimo e non riusciva ad alzarsi. Ma per 7 anni è riuscito a prendere per il culo i genitori pur di non andare a scuola e vedersi lei team in televisione. Incredibile. Tanto che poi a un certo punto è guarito ed è diventato addirittura sportivo. Un giorno sua madre stava un po' male, è tornata a casa prima, l'ha trovato davanti ai cartoni e ha detto che cazzo fa? E allora l'ha mandato a scuola. E finalmente è finito il mito. Che bella storia. Esatto. Comunque, dai,
Dracula, c'è bisogno di dire perché ve lo dovete leggere sul serio. Su, anzi, se non l'avete fatto, datevi una mossa, per favore. O al massimo vedetevi il film. Capito? Una pacca. Cioè, sì, è Dracula, sì, porca puttana. È uno dei libri più belli dell'universo. Eh sì, e Dracula, direi che con questo potremmo anche bastare. Grazie, Yugi. Grazie della freschezza di questa birra e di questa succhiata di sangue. Assolutamente. E allora... poi mi raccomando, non sferatevi, ma responsabilmente. Bravissimo. Alla prossima. Ecco. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Penne Arruffate, un book podcast indipendente che unisce l'amore per la scrittura a quello della lettura. Libri, per piacere.